Siamo con Gregorio De Falco, grazie innanzitutto per la disponibilità. L'abbiamo contattata alla luce del suo sfogo, no? Lo possiamo chiamare così, via social, però insomma espresso poi pubblicamente, ripreso anche da molti altri colleghi, all'indomani dell'autorizzazione concessa dal Ministero delle Infrastrutture della Mobilità Sostenibile. Sul tema della carenza di marittimi e l'autorizzazione, diciamo, la deroga a imbarcare personale che non formato, soprattutto in chiave sicurezza, personale di terra, imbarcato per supplire a questa lacuna, una misura emergenziale che però, insomma, rischia, no? Come abbiamo scritto anche oggi sul nostro giornale, di essere, no, una toppa che diventa peggiore del buco. Intanto torniamo un attimo indietro e vediamo di cosa si tratta. Da alcuni mesi le compagnie armatoriali pressano il Ministero perché vorrebbero imbarcare il personale che gli possa consentire diciamo, di sviluppare i traffici, soprattutto per i traghetti, in agosto e settembre. Ora è chiaro che moltissimi marittimi non trovano. Non moltissime compagnie non trovano i marittimi per l'imbarco, poiché i salari sono bassissimi e soprattutto perché non garantiscono prospettive di impiego. Quindi questo è il punto di partenza. Gli armatori non pagano e non consentono a chi voglia lavorare una prospettiva di lavoro, che invece cerca quindi altro tipo di lavoro. È abbastanza naturale. È ovvio che chi voglia cercare lavoro a quel punto, estemporaneamente per agosto e settembre, evidentemente non è un marittimo, non è gente di mare. E con queste difficoltà cosa ha fatto il Ministero? Ha deciso che, anziché dare seguito, continuità ad una tendenza che parte nel 1926, 1926, e cioè si firma, si sottoscrive da parte di tutti i paesi del mondo le convenzioni internazionali a tutela del lavoro marittimo, che ha delle particolarità, ovviamente. Si era deciso che le persone che dovessero imbarcare fossero prima di tutto iscritte nelle categorie dell'agente di mare, perché oggi si consente da parte del Ministero senza che la legge, cioè il codice della navigazione, stabilisca questa facoltà a favore del ministro, perché il ministro non ha questo potere. Sia chiaro, il ministro non ha questo potere. È vero che nel 1986 fu promulgata una legge con la quale si consentì all'amministrazione della Marina Mercantile di consentire, di autorizzare, la firmare, a far sì che società terze rispetto alle società armatoriali, quelle del gruppo Finmari, Tirrenia, le associate regionali, eccetera, eccetera, potessero, diciamo così, assumere personale al quale poi appaltare, no? Alle società a cui appaltare servizi complementari di bordo. Di solito questi servizi si traducevano poi nei servizi, diciamo, di shopping, di negozi, eccetera. Siamo nel 1986. Cioè siamo in un'epoca precedente due disastri navali importantissimi, uno che si verificò proprio a Livorno, quello del Moby Prince, e un altro che si verificò poi molto più recentemente all'Isola del Giglio, il Concordia. Allora, che cosa si prevedeva? Si prevedeva che, fermo restando la tabella d'armamento, e quindi fermo restando che l'armatore con i propri dipendenti assicurasse, potesse garantire la sicurezza della nave e quindi anche la sicurezza poi attraverso, diciamo, tutte le procedure di soccorso, l'ammaina delle lance, delle zattere, con personale marittimo qualificato e abilitato e formato soprattutto. Ecco, potessero però altri soggetti, non l'armatore, altri soggetti, ottenere l'appalto dall'armatore per imbarcare a bordo altre persone,
per i servizi complementari di bordo, non per i servizi tecnici di bordo, il sovrannumero. Questi servizi complementari, non, cioè questo personale che era addetto ai servizi complementari, non entrava quindi a far parte dell'equipaggio, non veniva considerato quindi nel ruolo d'appello ed era anzi considerato proprio alla schiera, come se fossero dei passeggeri, sotto il profilo della sicurezza. Se noi oggi consentiamo invece che lo stesso armatore assuma quel personale e che questo personale quindi entri a bordo, salga a bordo della nave in posizione confusa tra equipaggio e non equipaggio e magari non in sovrannumero, ecco, questo è il dato importante, se questo personale non è in sovrannumero, allora è grave, molto grave, appunto, come dicevamo. Si parla anche di un altro paio di compagnie che si starebbero, avrebbero già presentato delle istruttorie per accodarsi a questa deroga. Ma è normale, ci mancherebbe altro. Sarebbe anche ingiusto, no? Se GNV ha avuto, perché ha avuto a quanto pare questa deroga, di cui non si conosce niente perché l'atto non viene esteso, cioè sul sito del Ministero non c'è niente. E questo rende le cose ancora più oscure e più medievali sotto questo aspetto.